Ben trovate l'appuntamento con l'informazione. Parliamo questa mattina, che è una giornata di Ferragosto festiva che si aggancia peraltro a quella di domani, che è domenica. Parliamo della sicurezza sulle strade e non soltanto. Come sapete, già da più di una settimana la prefettura ha disposto una serie di controlli, non soltanto per lungo le strade, ma per prevenire e garantire il distanziamento sociale e quindi un intervento per controlli anti-Covid per la popolazione. Sentiamo com'è andata in questa giornata. Ferragosto in sicurezza grazie alla piena operatività del controllo per il cosiddetto Ferragosto sicuro. Le forze dell'ordine sono mobilitate per garantire non soltanto la prevenzione degli incidenti lungo le principali arterie dell'intero territorio provinciale, ma anche e soprattutto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Un impegno straordinario per carabinieri, polizia, guardia di finanza, polstrada, capitanieri di porto e vigili urbani, che presidiano tutte le aree in cui è possibile che avvenga l'assembramento di persone, città, ma anche località balneari nel mirino delle pattuglie, che sono dislocate in gran numero con al loro fianco anche volontari della Protezione Civile. Le azioni guida sono state adottate nel corso della recente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Giusy Scaduto ha impartito disposizioni per un Ferragosto all'insegna del contenimento del contagio, prevedendo un'azione corale che ha coinvolto anche i sindaci e l'ASP 8. L'incremento del numero delle persone positive al virus ha suggerito una maggiore stretta per garantire la massima sicurezza e vigilanza. Bene ricordare che fino a domani sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle disposizioni anti-assembramento e di ogni altra misura volta a prevenire la diffusione del contagio, specialmente nelle ore serali e notturne. È funzionante un coordinamento permanente con briefing tra prefettura, comune, forze di polizia e ASP per fare il punto della situazione sull'evolversi della situazione epidemiologica. La prevenzione dal Covid si aggiunge al servizio di controllo che ogni anno viene disposto in vista dell'appuntamento di Ferragosto. L'attenzione di tutti è sul flusso veicolare, che oggi si prevede molto intenso, così come domani e in alcuni tratti da Bollino Nero. Un lavoro particolarmente intenso attende gli agenti della Polizia Stradale di Siracusa e dei distaccamenti di Noto e Lentini, le cui pattuglie garantiscono in questi giorni il controllo delle principali arterie stradali della provincia. È stato predisposto un piano operativo straordinario di intensificazione della vigilanza, un imponente dispiegamento di forze che vedrà impiegate nel prossimo weekend, quindi fino a tutto domani, decine di pattuglie, auto e moto montate e l'impiego di una cinquantina di agenti sulle strade della provincia e lungo l'asse autostradale. In campo anche Polizia di Stato, che ha già predisposto servizi di controllo del territorio, controlli che saranno eseguiti anche lungo le spiagge e in mare da parte della Guardia Costiera per garantire il Ferragosto sicuro ai bagnanti e ai diportisti. Pochi turisti, questo è il refrain degli operatori del settore, soprattutto degli albergatori. Il comparto ha addirittura registrato la chiusura di 11 strutture, di cui una a 5 stelle, e un dato significativo, il calo del 68% delle presenze turistiche, soprattutto stranieri. Chiusura a tempo indeterminato di 11 strutture ricettive nella nostra provincia, tra cui rinomati alberghi a 5 stelle, drastica diminuzione di flussi turistici che si attesta intorno al 68% tra italiani e soprattutto stranieri. Perdita di ricavi per mancati soggiorni quantificata in meno 65%, impatto negativo sull'occupazione degli addetti stimato in meno 63% e PIL turistico in caduta libera dimezzato dal 13%. Eccole le prime gravi conseguenze del coronavirus sul settore turistico nelle parole Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, il quale traccia un bilancio degli ultimi mesi che non lascia ben sperare. Ciononostante, l'iniziativa messa in campo dall'associazione in maniera del tutto solitaria, tiene a precisare Rosano, che spiega, dopo la frenata della pandemia in maggio con l'obiettivo di ripartire, il comparto turistico e in particolare l'imprenditoria alberghiera ha avviato una massiccia campagna promo pubblicitaria affidata a volti noti dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, della scienza, della TV. E tutto ciò mentre abbiamo continuato a pagare regolarmente e nella totalità le varie imposte e le tassazioni locali, nonostante la quasi totalità degli alberghi siano rimasti chiusi per la stagionalità e per la serrata causata dal Covid-19. Un duro colpo dopo la crescita del più 35% dei pernottamenti consolidati negli ultimi 5 anni a Siracusa e lo straordinario risultato della permanenza media dei turisti quasi raddoppiata.
Rosano quindi fa appello, che, dicendo che in questo periodo è legittimo chiedersi cosa abbia prodotto l'amministrazione cittadina in questi anni a favore dell'economia turistica, di quali servizi e benefici abbiano fruito i turisti dall'introduzione dell'imposta di soggiorno, come siano utilizzati gli oltre 2 milioni di euro incassati lo scorso anno dalla tassazione versata dai turisti, a quali capitoli di spesa siano destinati i corrispettivi dell'imposta del Comune riscuoterà nel 2020 a seguito della sua reintroduzione. È possibile, chiede in conclusione il Presidente di Noi Albergatori di Siracusa, ricevere la dettagliata rendicontazione su come siano stati spesi i corrispettivi dei turisti? Rimaniamo in tema, parlavamo di turisti, noi li abbiamo ascoltati, quelli che sono in vacanza nella nostra città, pochi gli stranieri, la maggior parte sono italiani, ma non tanti. Where are you from? I'm from London in England. Qualcuno c'è, ma sono pochi rispetto allo scorso anno i turisti stranieri in vacanza a Siracusa. Molti gli italiani che, approfittando del bonus vacanze disponibile fino al 31 dicembre, hanno scelto il capoluogo aretuseo. Negli alberghi al momento l'80% delle camere è occupato. Questo è sicuramente confortante, almeno per agosto. Quello che sicuramente avvertiamo che è un turismo di prossimità legato a un turismo regionale e diciamo del 60% di italiani, e il 60% sono nord Italia, l'altro il restante sono siciliani, però ecco sono tutti anche buona parte con il bonus vacanze, quindi è turismo con basso reddito, quindi con potere di spesa molto basso. Lo scorso anno a Siracusa il 57% dei turisti erano stranieri, il 43% italiani. In questi primi 15 giorni di agosto gli stranieri in città rappresentano appena il 3% delle presenze. E settembre lievemente in più, prevediamo un 5% perché gli stranieri non stanno prenotando, ancora hanno una certa paura di venire in Italia e in Sicilia. Diverse le bellezze di Siracusa che attraggono i turisti. Uno dei siti più visitati dai turisti è appunto il parco archeologico della città di Siracusa, perché tutti chiedono il teatro greco, l'orecchio di Dionisio, l'anfiteatro romano. Naturalmente poi non c'è solo il parco, ci sono altre cose da vedere a Siracusa, come il centro storico, come il castello Maniace, che in questo momento è aperto, il museo Bellomo è aperto pure. Purtroppo in questo momento, causa Covid, sono chiusi sia il Museo Paolo Orsi sia il Castello Euriolo. Da dove venite? Da Roma. Cosa vi piace di più di Siracusa? Guarda, siamo praticamente appena arrivati, quindi la stiamo scoprendo piano piano, però beh, già siamo rimasti colpiti sicuramente da Piazza del Duomo. What do you like about Syracuse? Well, I quite like the weather. Mi piace il tempo, il sole è fantastico, è qualcosa di grande, è un mix di cultura e storia. Da dove arriva? Da Palermo. Come trova Siracusa? Bellissima come sempre, splendida, meravigliosa. Cambiamo argomento, come sapete insomma il 14 settembre si riapre la scuola e c'è un gran corsa dei dirigenti scolastici ma anche degli enti pubblici per garantire il distanziamento per evitare assembramenti nella scuola e nelle aule. E così l'amministrazione comunale ha dato fondo, o meglio sta dando fondo alle risorse che arrivano dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'adeguamento delle aule. Sentiamo. Scattano gli interventi per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Stiamo parlando degli edifici scolastici di pertinenza del Comune di Siracusa. Proprio l'amministrazione comunale e i funzionari con relativa determina hanno dato vita a una serie di interventi affidando l'incarico a tecnici esterni per quasi 70.000 euro e sono stati quindi stanziati dall'amministrazione comunale per effettuare tali interventi. Nel particolare stiamo parlando del fatto che il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020, ha emanato un avviso il 24 giugno finalizzato alla realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria.
L'ufficio regionale referente PON per la Sicilia ha trasmesso l'elenco degli enti ammessi a finanziamento, nel quale si evince che il comune di Siracusa è beneficiario di un finanziamento di 670.000 euro. Con nota del 3 luglio è stata poi inoltrata richiesta a tutti i dirigenti scolastici per eventuali interventi ritenuti necessari alle loro esigenze, finalizzati proprio all'adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza. Dalle varie richieste pervenute dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio comunale, con le quali sono stati evidenziati gli interventi necessari da realizzare nei loro plessi per adeguare gli spazi per la didattica in emergenza Covid, è ritenuto anche improcrastinabile provvedere alla redazione dei progetti indispensabili alla pianificazione dei lavori richiesti. È necessario quindi provvedere alla nomina di un progettista esterno per la redazione dei progetti semplificati, così come da richiesta del dirigente scolastico degli interventi di adeguamento. A tal proposito, nella distribuzione dei fondi, 33.000 euro sono stati destinati alla realizzazione di 9 aule alla Kindemi, 17.000 euro destinati per la scuola Santa Lucia e per la Raiti di via Pordenone, 10.000 euro per la Giaracà e 11.000 euro per la scuola Archia. L'obbligo dell'utilizzo delle mascherine di protezione resta sempre tra le norme vigenti per contrastarsi la diffusione del Covid-19. Cosa ne pensano i siracusani al riguardo? L'abbiamo chiesto direttamente a loro. All'inizio era impossibile trovarle e i prezzi addirittura alle stelle. Oggi sono diventate un accessorio necessario per la nostra salute. Parliamo delle mascherine protettive che da quando è iniziato questo periodo così surreale caratterizzato dalla pandemia da coronavirus sono diventate un elemento che fa parte della nostra vita quotidiana. Nonostante le alte temperature non si può sfuggire all'obbligo dell'utilizzo e sono diversi i pareri riguardo la sua efficacia per contrastare il divulgarsi del virus. Le norme vigenti sull'uso del dispositivo di protezione sono sempre in vigore e ultimamente si tende a farle rispettare nuovamente con rigidità rispetto a quest'ultimo periodo che è stato vissuto con un po' più di spensieratezza. Gli esperti, come sappiamo, hanno da mesi e mesi spiegato e detto la loro riguardo l'utilità della mascherina, ma cosa ne pensano i cittadini riguardo l'efficacia del dispositivo di protezione? Importantissima, secondo me, essenziale, io la metto sempre, come vede, anche a distanza. In ogni caso è molto importante, importantissimo. Ho visto purtroppo, non solo qui, anche da dove veniamo, che i giovani, ma non solo i giovani, i turisti non la mettono per niente e non è giusto. Da dove venite voi? Brescia. Siete qui in vacanza? Sì. Eh sì, è efficace, ancora sì. Sì. Ancora serve, infatti io me la porto ancora dietro qua. Hanno detto che adesso il primo ottobre non la dobbiamo togliere, ma penso molto, è molto difficile. La mascherina secondo lei serve o no? Certo che serve, sì, sì. Soprattutto per trattenere le goccioline di saliva che ognuno di noi emette quando si parla. È importante indossarla. Non direi in ogni momento, ma comunque credo che nei locali è indispensabile. Vede un po' di leggerezza? Sì, sicuramente, molta leggerezza. E credo che le persone non abbiano capito assolutamente nulla e hanno abbassato la guardia. Prosegue il nostro viaggio nelle località balneari siracusane della città, le telecamere di Tris alla Fanusa, tra mare, proposte, ma anche di servizi. Andiamo a scoprire. Le telecamere del Tris telegiornale ancora in giro per le località balneari di Siracusa. Oggi siamo andati alla Fanusa, una zona molto bella che però potrebbe essere maggiormente valorizzata. Asfalto dissestato in diverse strade come via Cristoforo Colombo, un'arteria principale che porta ad alcuni varchi della MP Plemmirio. Uno dei problemi di tutti i problemi che abbiamo è anche quella delle strade che presentano molte voragini. La SP58 in particolare, la via Cristoforo Colombo che è quella che porta a tutte le traverse al mare della Fanusa, la via Impellizzeri. Sappiamo che la provinciale è cura della provincia, quindi l'amministrazione diciamo che non può intervenire al 100%,
però chiediamo che chi se ne deve occupare almeno sistemi. Poi via Cristoforo Colombo comunque è comunale, quindi l'amministrazione potrebbe intervenire. Molte le strade senza illuminazione, al buio anche la provinciale 58. Soprattutto in inverno crea molti disagi, sia per chi deve uscire, sia perché è in moto, sia per la velocità delle macchine e per chi cammina a piedi, si creano davvero dei grossi pericoli. Il servizio di igiene urbana soddisfa i residenti, ma anche qui purtroppo c'è chi abbandona i rifiuti per strada. Un servizio che noi, come, sia come nostra associazione che come raggruppamento Siracusa Sud, abbiamo chiesto e ottenuto, funziona alla grande. Abbiamo anche il cassone degli sfasci itinerante, però purtroppo molta gente ancora non ha capito come differenziare o non vuole meglio differenziare. E per prevenire i furti? Abbiamo costituito un gruppo WhatsApp chiamato TFM Controllo del Vicinato, che se qualcuno vede qualche persona, qualche auto sospetta che gira all'interno delle vie e non le sospette o... basta che manda un messaggio. Noi poi abbiamo un altro gruppo collegato con i carabinieri di Cassibile, l'amministratore di questo gruppo riportano tutto in questo gruppo, in quest'altro gruppo dove ci sono presenti anche i carabinieri. Tra le richieste, la sistemazione delle discese al mare e la cura del piccolo parco realizzato dai residenti nel 2014. Le discese al mare, a parte quella dello sbocco 1 che è privata, ma quella di via Andrea Doria, che ogni anno sì viene sistemata, però in inverno va via, e quindi chiediamo una cosa più fissa, non da fare ogni anno. Il parchetto invece chiediamo un aiuto da parte dell'amministrazione, del demanio, perché sì, costruito da noi nel 2014, interamente finanziato da noi, è tuttora versa in una condizione assurda, sia a livello di sporcizia sia di vandalismo. Chiediamo o delle telecamere o un controllo maggiore. Il servizio di trasporto pubblico funziona, anche se potrebbe essere potenziato. Potrebbe essere potenziato, come già ne abbiamo parlato sempre come raggruppamento, facendo una, come si dice, una spola a Santa Teresa per permettere il passaggio di due autobus. Perché per esempio chi dalla Fanusa deve andare a Plemirio deve scendere a Siracusa e risalire. Si chiude qui la prima parte del telegiornale, state con noi, seconda parte ancora con la cronaca, ci sono altre cose da vedere insieme, quindi aspettateci. Un'estate emozionante per i giovani e non solo, vivi la libertà della natura. Moto Jet Point, rivenditore autorizzato moto d'acqua, quad e motocross, nuovi e usati, delle migliori marche, Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki e Can-Am, assortimento di ricambi originali e compatibili. Punto di riferimento per tutta la Sicilia per la manutenzione e rimessaggio della tua moto d'acqua. Scegli la professionalità e l'assistenza, Moto Jet Point è anche abbigliamento, accessori per sport acquatici e da cross. Moto Jet Point in via Seggio 166 Castelvetrano, presso la nostra sede centinaia di articoli nuovi o usati in pronta consegna. Cavalca l'onda, c'è un'estate da vivere. Moto Jet Point, le tue passioni, il nostro lavoro. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione utilizzati negli interventi di micrologia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare, ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villa Rizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Ha compiuto 35 anni di attività un ristorante storico di Ortigia, via Maestranza, è quello gestito da Giovanni Guarneri, che in questa intervista parla di sé ma anche del padre da cui ha
preso a tinto i segreti del mestiere. ...1985, un fornello, una pentola e comincia la storia. Sì, sì, sicuramente sì, è proprio così, lo spirito era quello. Cominciamo e strada facendo si vedrà, con l'obiettivo che dicevo prima, che è quello di legarsi alla città, legare i due nomi, Don Camillo e Siracusa. Questa è una cosa che da sempre ci sta e mi sta a cuore, cioè, quando c'era papà, poi insomma, per me... accanto al Don Camillo c'è Ortigia, accanto a Ortigia c'è Siracusa, ci tengo sempre a sottolineare, lo sottolineo in tutte le volte in cui mi trovo coinvolto in qualsiasi evento in tutto il mondo dove mi è capitato di cucinare. Ecco. Lei parlava di vocazione e ovviamente stare al fianco di un autodidatta, qual è stato il padre, cosa e quanto è servito? Ma erano altri tempi, erano tempi in cui oggi... che pensi, senti il nome di una grande ricetta, ti metti su internet e trovi pure la ricetta su YouTube, ecco. Anni 80 non era così, anni 80 era pure difficile trovare un libro di ricette, quindi c'era bisogno del maestro che ti dava le indicazioni, che ti indicava la strada, e poi tanto lavoro con cui ti facevi esperienza, tante cicatrici, tante bruciature. La prima cicatrice mi dissero, mio zio mi disse, c'è un mestiere che oggi si parte al contrario, purtroppo si parte già dalla rifinitura, invece bisognerebbe partire dal basso, imparare gli alimenti, imparare la materia prima, fino a arrivare a comporre personalmente e abbinare personalmente queste cose. Così, materia prima, quanto è importante rivalutare e valorizzare il prodotto locale? Ma è importantissimo, il ristorante è a capo di una filiera e lo è sempre stato. Siamo quelli che presentano definitivamente i prodotti del nostro territorio, i prodotti del nostro mare. È un discorso di responsabilità, manca purtroppo la collaborazione, se non in casi sporadici, tutta la filiera che dovrebbe muoversi insieme, e soprattutto io penso che uno dei più grandi patrimoni italiani siano le 20 cucine regionali. E purtroppo vedo troppe come dire, contaminazioni, oggi si dice sì, contaminazioni, troppe contaminazioni estere. E ritengo che questo sia sbagliato. Io ho girato, posso dire di aver girato, non dico il mondo, ma sono stato in tanti posti, ho visto tante cucine, ho apprezzato determinate tecniche, ho apprezzato determinate attrezzature, ma sicuramente quello che mi sta più a cuore è che in un piatto fatto da me ci sia la Sicilia, che si senta che siamo a Siracusa, che si senta che siamo in Sicilia, che si senta che siamo in Italia. Ecco, questo per me è fondamentale. Adesso parliamo di un progetto di mutare un'antica distilleria nel territorio di Noto per un progetto di cui ci parla Emanuela Volkan. C'era una volta, iniziano tutte così le belle favole, quelle dal fascino inalterato, dalla fuligine che il tempo deposita, quelle capaci di far viaggiare mente e cuore in posti lontani, quelle che, ad un certo punto, vanno nuovamente raccontate perché qualcuno ha deciso di togliere la polvere. Tra carrubi ed agrumi svetta una vecchia ciminiera in mattoni rossi e l'antica distilleria di San Paolo della Croce, edificata a cavallo tra il XIX e il XX secolo nel borgo rurale di San Paolo a Noto, che nasce a seguito dell'istituzione della Regia Cantina Sperimentale di Noto nel 1889, con lo scopo di diffondere e migliorare le tecniche di coltivazione della vite e delle conoscenze enologiche necessarie a far progredire i processi di vinificazione. Distillati ed anche liquori, seguendo antiche ricette, sono il frutto di pazienti ed appassionate ricerche. Proprio l'intervento di Regi Decreti, la costruzione del tratto ferroviario e della stazione di Casale San Paolo diedero una spinta propulsiva alla distilleria, che rimase in attività sino al 1975. Oggi quello stesso impetuoso desiderio che scorre come un fiume in piena anima e guida i passi di chi ci ha condotti in questi luoghi: il proprietario Andrea Insenga Zaro, il progettista Salvatore Guarino, il direttore artistico Samuele Mazza,
La rinascita dalle ceneri, come la Fenice, così come nel precedente millennio aveva fatto tra il XIX e il XX secolo, tra l'antico e il nuovo mondo, tra il feudalesimo e la piccola proprietà contadina, oggi la Fenice cambia veste, rinasce e con essa il borgo contadino di San Paolo. Sogno, idea, progetto che ha incassato il plauso del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, che del territorio è il primo custode. L'idea del recupero dei vecchi caseggiati del borgo di San Paolo, in grado di raccontare un secolo di storia sociale e industriale di quel luogo, mi affascina moltissimo. Penso che questo intervento sia anche il frutto di una nuova sensibilità nel recupero degli spazi e una ipotesi imprenditoriale che oggi può registrare un sicuro successo, ha dichiarato il sindaco. L'idea di una ricettività che metta al centro storia, luoghi e paesaggio presuppone conoscenza, attenzione e altissima professionalità per un risultato che si prevede già importante. Il borgo rurale di San Paolo dunque rinascerà nelle vesti di un lussuoso resort wellness e spa, composto da 10 appartamenti, un albergo, un'area multifunzionale, un ristorante e un centro benessere di ultima generazione, con oltre 1400 metri quadrati di struttura dedicata, il tutto circondato da un'ampia area esterna che si affaccia sul fiume Tellaro. Perché ogni tanto le favole diventano realtà. Adesso parliamo di calcio, andiamo in Serie C. Catania e Palermo hanno i loro allenatori, tanti ex del Siracusa e Leonzio al centro delle trattative importanti, Gaetano Teri invece verso la panchina del Bari. Nel prossimo campionato di Serie C la Sicilia sarà rappresentata da Trapani, Catania e Palermo, mentre i Granata, che prenderanno come direttore sportivo Sandro Porchia, sono alle prese con una profonda crisi societaria ed impegnati con infiniti ricorsi per una improbabile risalita in Serie B. Palermo e Catania hanno già pianificato il proprio futuro. I rossazzurri del presidente Nicolosi ufficializzeranno il nuovo allenatore. Come già anticipato nelle scorse settimane, la scelta è caduta su Giuseppe Raffaele, che proprio ieri sera ha ottenuto la rescissione dal Potenza, che a sua volta ingaggerà l'allenatore Mario Somma. Il tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo una lunga trafila tra eccellenza e Serie D, due stagioni fa approdò sulla panchina dei rosso-blu lucani, dove ha centrato per ben due volte i playoff. Il suo arrivo a Potenza fu allora caldeggiato dal direttore sportivo Antonello Laneri direttamente al presidente Salvatore Caiata. Il 44enne Raffaele porterà in rosso-azzurro l'allenatore in seconda Giuseppe Leonetti e il preparatore atletico Luigi Romano. Al calcio Catania arriveranno dal Potenza il difensore centrale Antonio Giosa e l'esterno offensivo Sebastiano Longo. Il Palermo del presidente Mirri ha invece scelto il proprio ritorno in Serie C il tecnico Roberto Boscaglia, che ha rescisso il contratto con la Virtus Entella. Il neo allenatore rosanero, che sarà ufficializzato domani, è nato a Gela e dopo aver fatto tanta gavetta in Sicilia nei dilettanti con Gela, Akragas, Nisse e Alcamo, approdava sulla panchina del Trapani ottenendo due promozioni consecutive dalla D fino alla Serie B. Successivamente tre stagioni in B con Brescia e Novara, due campionati fa è andato all'Entella dove ha vinto il torneo di Cimet, mentre quest'anno ha centrato l'obiettivo della comoda salvezza. Boscaglia porterà al Palermo il proprio vice Giacomo Filippi e il preparatore atletico Marco Anastasi. In rosanero ci saranno anche il preparatore dei portieri Gazzoli, il collaboratore Talia e il match analyst Graziani. Il Palermo Calcio intanto ha ufficializzato l'esterno d'attacco Nicola Valente, ex Siracusa, e il centravanti Andrea Saraniti, ex Lecce, l'ex Siracusa Mattia Persano e il nuovo centravanti della Turris. La società corallina ha ingaggiato un altro ex azzurro, Salvatore San Domenico, mentre il Catania ha già avviato una serie trattativa con due ex Leonzio, l'attaccante italo-argentino Facundo Lescano e il centrocampista Marco Palermo, ex Siracusa, vestiranno il rosso azzurro e Tenneo. Il portiere Matteo Tomei, indimenticato numero uno del Siracusa di due stagioni fa, sarà il nuovo portiere del Catanzaro. Sempre in tema di difensori dei pali, l'ex Siracusa Paolo Baiocco sarà presto ufficializzato dal Picerno, che prenderà anche l'ex Sicula Leonzio D'Angelo, centrocampista di qualità. Andrea Petta, ex Siracusa, e Sicula Leonzio sarà il perno della difesa del Monopoli. Infine, per la panchina dell'ambizioso Bari sarà un testa a testa tra il siracusano Gaetano Terio, ex del Catanzaro, e Attilio Tesser, ex del Pordenone. Se il patron delle Orentis sceglierà Uteri, in Puglia sbarcheranno anche i siracusani Loreno Cassi e Luca Aprile, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore dei portieri. Ancora calcio, ma di Serie D. Rosario Bucolo dalla Sicula Leonzio alla Cirreale, anche Filippo Scardina presto sarà a Granata. Sentiamo. Grande colpo di mercato della Cirreale Calcio, che grazie ai buoni rapporti tra il calciatore e il direttore sportivo Agatino Chiavaro si è assicurato il centrocampista Rosario Bucolo di 32 anni, ex Sicula Leonzio e Catania.
Il calciatore catanese, dopo la sparizione della società lentinese, aveva avuto diverse richieste, ma l'esigenza di restare vicino alla famiglia ha determinato la scelta di rimanere nel catanese, accettando l'importante offerta della Cireale Calcio. La società granata ha già ufficializzato il difensore Bertolo, ex Siracusa in C, il centravanti Rossetti dal Catania e il difensore Silvestri dal Potenza. Un altro atleta ex Sicula Leonzi e Siracusa è in procinto di accettare la proposta della società granata. Infatti Filippo Scardina, centravanti di grande qualità e temperamento, domenica sarà in Sicilia per incontrare la dirigenza cese. Sul momento della preparazione per ritiro della Cireale, le riflessioni di mister Giuseppe Pagana. Che c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene, anche perché dopo tutto quel tempo che sono stati a casa i ragazzi avevano proprio la voglia e il bisogno di giocare a calcio, si stanno divertendo, stanno lavorando e quindi per adesso va tutto bene. Strana, unica, perché non mi era mai capitato, ma come penso anche altre persone che hanno lavorato sempre nel calcio, neanche quando ti infortuni stai così tanto tempo lontano dai campi, perché dopo che tu subisci un intervento dopo un mese vai al campo anche a seguire gli allenamenti, invece tutto questo tempo sinceramente non era mai capitato, quindi non l'ho vissuto bene, il campo mi è mancato perché diciamo è la mia vita, è la mia professione, ma è la mia passione. Però adesso buttiamo tutto quel periodo alle spalle e pensiamo solo positivo e pensiamo solo al futuro. Andiamo su ragazzi che qualitativamente sono abbastanza avanti e quindi devono saper gestire anche la palla nei momenti di difficoltà e allenarsi nel momento in cui c'è tanta fatica è importante, perché ripeto, il calcio si gioca con la palla, almeno è una mia idea, poi c'è anche il prof che fa lavorare, quindi non è detto che si lavora solo con la palla, si lavora anche senza palla, però la palla deve essere l'attore protagonista. A casa qualcosa la facevano perché ci tengono a non fare brutte figure, poi come vediamo di giorno in giorno vengono aggiunti sempre elementi di qualità e di esperienza e quindi questo fa sì che il gruppo continui a crescere sia nella qualità sia a livello numerico, che è una cosa fondamentale, perché noi l'anno scorso i problemi che abbiamo avuto sono stati soprattutto a livello numerico e poi stiamo mettendo anche gente che diciamo ha una buona esperienza in queste categorie e non solo. E questo, come ho detto prima, ci servirà a far crescere anche il gruppo. Ancora qualcosa manca, la società sa cosa manca, si sta muovendo bene. Come ho sempre detto, io ho fiducia nella società, nell'operato della società, non bisogna avere fretta perché ancora mancano 2 mesi all'inizio del campionato e noi non dobbiamo comprare solo per fare rumore, ma dobbiamo comprare solamente persone funzionali al progetto nostro. Nel senso, la società si sta muovendo bene, quindi sono fiducioso, anche perché io punto di avere la squadra al completo, se non al completo ma quasi al completo, il ritiro. Già è stato un grandissimo obiettivo, quello di ridare credibilità ad un ambiente, ad una città, a una squadra, e quindi questa è stata la prima vittoria. Da lì bisogna ripartire, non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre migliorarsi. E quello che io ho detto, a me quest'anno piacerebbe giocarmela alla pari con tutti. Questo non vuol dire che si deve vincere per forza, non vuol dire che vinceremo sicuramente, però allo stesso tempo vuol dire di non avere timore di nessuno. Noi dobbiamo avere sempre rispetto di tutte le altre squadre, a prescindere da come saranno composte le altre squadre, però dobbiamo lavorare molto in noi stessi. E infatti, come ho detto prima ai ragazzi, noi al di là di chi arriverà o chi non arriverà, noi dobbiamo puntare tanto sul lavoro, perché alla lunga è il lavoro che paga e noi dobbiamo essere quella squadra che lavora bene, che lavora con continuità e che fa sacrifici. Se poi tu metti questo e aggiungi anche qualità, viene una bella torta. Se invece tu metti solo giocatori buoni, di qualità, però il lavoro diventa improduttivo e soprattutto non si lavora con una certa costanza, alla fine non serve a niente. Quindi il nostro motivo principale deve essere soprattutto lavorare bene, e poi con gente di qualità il lavoro può venire solo meglio. Adesso andiamo a vedere le condizioni meteo, le previsioni, soprattutto cosa ci fa pregustare per questo fine settimana. Bentrovati da Nico Schiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Partiamo dalla mappa della nuvolosità, non notiamo nubi al mattino su tutto lo stivale, una bella giornata assolata ovviamente da nord a sud, ma dal pomeriggio nubi torreggianti su Alpi e Prealpi con qualche temporale che poi potrebbe sconfinare anche su alcune zone pianeggianti a nord del Po, soprattutto poi il Piemonte, perché l'alta pressione da domenica sera sarà disturbata al nord da infiltrazioni nuovamente umide oceaniche in arrivo dalla Francia. Nel dettaglio, difatti, la mappa delle precipitazioni poco da segnalare, ma dal pomeriggio i piovaschi che inizieranno a interessare Alpi e Prealpi, rovesci che verso la serata potrebbero estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del nord e poi il Piemonte.
per il centro-sud non succede praticamente nulla, ce lo conferma questa immagine. Bella giornata assolata, di caldo, anche intenso sulle zone interne, centrali tirreniche con punte fino a 36 gradi. Dettagli e approfondimenti ulteriori scaricando l'app di Trebi Meteo. Con la previsione meteo si chiude il nostro telegiornale nell'augurarvi un buon proseguimento di Ferragosto e anche una buona domenica. Vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima, arrivederci.